In canto tardo gotico è dedicato alla ricomposizione del trittico del maestro della Madonna Strauss, che è composto da due pannelli vaticani con le sante Eustochio e Santa Paola e da un pannello centrale che è danneggiato a causa di un terremoto, del terremoto del 1703, che è custodito nel Museo Diocesano di Spoleto. E accanto a questo trittico ricostruito viene presentata anche un'altra Madonna, la Madonna conservata nel Museo di Vicchio. E queste due Madonne hanno una particolarità, sono Madonne che sono rimaste legate al territorio per motivi di devozione, mentre il trittico a cui, che il trittico è stato smembrato probabilmente nel 500 e comunque prima del 1703 quando c'è stato il terremoto, infatti i pannelli vaticani sono conservati con le figure integre, mentre invece la Madonna è danneggiata per metà. Per quanto riguarda invece la Madonna di Vicchio, conservata soltanto la parte centrale, mentre le altre ante, perché era un polittico formato da cinque parti, due sono andate perse, due lati, due laterali, e due sono al Museo di Oxford. Questo per dire che la devozione alla tavola centrale, che era quella della Madonna, era talmente sentita che non potevano allontanare la tavola anche col passaggio del cambio della moda. Per cui, magari anche se danneggiata dal terremoto o se ormai scomposta, separata dai laterali, le Madonne dovevano restare nel territorio. In particolare in questa di Spoleto ci sono tracce di chiodi e di segni che attestano una devozione di ex voto che erano stati applicati e anche quando la tavola ormai era danneggiata e divisa a metà. E una foto storica ce la presenta ancora nella chiesa di San Martino di Preci.